L'episodio che è successo a Sora con questa predica, questa omelia che è diciamo rimbalzata sulla rete di questo sacerdote è la testimonianza di quanto l'intolleranza, la xenofobia e il razzismo possano prendere le strade più impensabili. Quindi è importante presidiare qualsiasi punto per evitare che questo sentimento si diffonda diciamo oltremodo e faccia più danni di quello che non pensiamo. Le intenzioni a parer mio e per come la vedo io sono assolutamente pacifiche, questa è e deve essere una protesta pacifica. Noi non siamo qui per impedire che si celebri la messa oggi, al contrario, perché è importante come momento per ogni religioso, però è importante pure che si sappia che le parole espresse da Don Donato sono state espresse da una persona e non rappresentano il nostro modo di pensare. Quindi ben venga la messa, però si sappia che le sue parole non sono nel nostro nome. È protesta pacifica, siamo tutti qua in silenzio, rispettando le persone che oggi stanno a messa. Perché si deve vergognare per quello che ha detto? L'ha fatto pure io la catenina al collo e non le subisco le persecuzioni. Loro sì, perché voi non ci parlate con le persone di colore, perché sapete che lui non sa niente di diverso da me, niente di diverso da me e da voi. Io sono figlia dello stesso Dio vostro, sono figlia. Siete voi che state in corpo e applaudite a un prete che ha detto che gli immigrati non devono star qua. È andata la processione proprio bene, questo il prete è così, noi non vogliamo. Io sono cristiano, quindi noi non facciamo le cose così. Non è così Dio vuole le cose. Se è un nero, se è italiano, se è un bianco, siamo tutti uguali. Quello che il prete ha detto è una cosa che un prete non dovrebbe dire. Quindi non va bene. E perciò la gente che stava qua, che siamo qui tutti oggi, siamo qua per dire a lui che non è così si fa le cose. Noi abbiamo cercato di mantenere la calma, quindi nonostante le provocazioni pensiamo siano arrivate dall'altra parte, da chi sosteneva Don Donato. La nostra intenzione era di stare qui in silenzio e il nostro silenzio ovviamente era un silenzio dissenso. La protesta è stata silenziosa fino alla fine, anche se ci sono state delle provocazioni infine, insomma, sul finire qualcuno probabilmente ha reagito, ma semplicemente dicendo parole come vergogna, ma non c'è stato nessun tafferuglio, c'è stato un dispiegamento di forze dell'ordine direi alquanto assurdo, quelli di Forza Nuova che io che ero un po' all'esterno del nostro sit-in, ho visto che hanno aizzato spesso le forze dell'ordine ad intervenire e quindi probabilmente la tensione l'hanno creata loro dove non c'era veramente motivo, ragione.